Numero 6. Autorizzazione all'avvio delle procedure più idonee, previo conferimento del ramo d'azienda, utile all'espletamento di una procedura di evidenza pubblica per la creazione di una società gestionale territoriale per il servizio pubblico locale di igiene ambientale a capitale misto pubblico-privato, ai sensi dell'articolo 4C12 del comma 12 del DL 738/2011 convertita in legge numero 148/2011. E diciamo la normativa vigente che impone a tutte le società pubbliche di privatizzare il 40%. Per quanto riguarda il Comune di Orsolo, riguarda la società di Valle Camonica Servizi. Diciamo che all'interno di Valle Camonica Servizi, in comune accordo con i comuni, si è deciso di esternalizzare questo 40% nella raccolta della raccolta differenziata e nel conferimento del rifiuto all'inceneritore. A livello politico, diciamo, è stato comunque cercato di garantire, per quanto riguarda la raccolta differenziata, una certa protezione per il terzo settore, che è quello che di fatto esegue il servizio, ovvero mettere nelle condizioni che le nostre cooperative che assumono al di là tutta gente della valle, magari ma con un certo riscontro sociale, perché comunque vanno anche ad assumere persone con alcune difficoltà o alcune disabilità, diciamo che in questo avvio della procedura, autorizzando Valle Camonica Servizi a fare una gara di tipo europeo, giusto, per poter esternalizzare questo 40%, i comuni hanno chiesto di garantirne una certa protezione di questo terzo settore. Questa delibera, a dire la verità, doveva essere fatta entro il 20 febbraio, perché la norma in principio prevedeva che entro il 31 marzo fossero attivate le procedure per la selezione del partner privato che acquisisse il 40% del ramo d'azienda. Il decreto Monti invece ha prorogato al 31 dicembre, sembra, 2012, ma non tutti dicono che resterà questa data, il termine ultimo per iniziare ad esternalizzare il 40% e privatizzare il 40% delle società pubbliche. Noi, in comune accordo con Valle Camonica Servizi, comunque già da fin da ora autorizziamo, per quanto è la nostra minima parte di quota societaria all'interno della società stessa, a fare questa bando di gara, anche perché tutti i comuni si stanno muovendo così. Il rischio di non dare l'autorizzazione a questo della procedura sarebbe quello di restare fuori da questa gara. Vorrebbe dire che il comune di Orsolo dovrebbe arrangiarsi ad esternalizzare il 40% della compartecipazione della società privata ad un partner privato, complicandosi ulteriormente la vita, quando di fatto il lavoro lo farà la Valle Camonica Servizi. È più una questione tecnica che politica, sono le normative vigenti che vengono avanti in funzione del risparmio e dell'ottimizzazione delle risorse. Ci dirà poi il tempo se saranno vere le cose che diciamo e che produciamo. Noi ci troviamo quantomeno. È comunque un'idea condivisa da tutti i comuni aderenti a Valle Camonica Servizi e anche dagli enti comprensoriali che ne fanno parte. Se vi sono domande. Sì, con il 40% di impatti privato. Qui c'è all'interno il piano industriale che prevede degli step.
Allora pongo in votazione, favorevole, astenuti, contrari, nessuno.